Bene, cari amici, oggi andremo sull'isola. Non è quella dei famosi, non abbiamo queste ambizioni. L'isola in questione è quell'isolotto che vedete alle mie spalle, al centro di questo splendido specchio d'acqua. Un isolotto circondato, veramente circondato da tantissimi pesci come tinche e cavedani, e noi cercheremo di conquistarlo con una tecnica particolare che fa parte del feeder fishing, il floating feeder. Utilizzeremo quindi dei pastoratori galleggianti con delle varianti, utilizzeremo anche per la pesca in calata che poi vi faremo vedere. Ora non vi resta che seguirci in questa ennesima avventura. Bene, dovendo raggiungere l'isolotto abbiamo necessità di un'imbarcazione in cui abbiamo riposto il necessario, le canne, dei contenitori in eva termosaldati per proteggere le nostre attrezzature, i nostri accessori che poi vi illustreremo, e vi presentiamo in anteprima alcuni prodotti nuovi di casa Tubertini, come il telo, che oggi utilizzeremo non portando con noi il paniere, ci sarà utile, che può essere utilizzato sia per riporre tutta l'attrezzatura, quindi preservarla dall'umidità, per coprirla eventualmente in caso di pioggia, ma non è la questione, oggi c'è un bellissimo sole, ma come in questa questione la possiamo utilizzare anche sulle sponde per sederci comodamente in caso di lunghe attese per le ripartenze dei pesci. Con noi abbiamo portato anche un comodo portapunte in cui riporre tutti i nostri quiver, molto comodamente, facilmente si possono tranquillamente scegliere per le sessioni che richiedono lunghi tragitti e quindi non possiamo portare magari con noi il portacanne, il fodero portacanne. A catalogo abbiamo anche questi comodi proteggicanne costituiti da una parte per il calcio e una per gli anelli in materiale antiurto con un velcro per adattarli a qualsiasi tipo di canna. Bene, siamo sbarcati sull'isolotto, adesso non ci resta che preparare tutta l'attrezzatura e iniziare la pescata. Bene, pescheremo a floating feeder, quindi sicuramente i bigattini è un'esca necessaria, anche perché pescheremo con i chompers che saranno caricati appunto con i bigattini, e dopo vi faremo vedere come. Ma utilizzando anche il chompers per una pesca in calata e sul fondo è necessario anche della pastura. Per questo motivo bagneremo della fondo big rossa, molto apprezzata dalle tinche ma anche dai cavedani, a cui aggiungeremo l'aroma allo strawberry. Allora, per questa sessione di pesca prepareremo 2 kg di fondo big, a cui aggiungeremo circa metà confezione di strawberry. Lo strawberry è un aroma molto apprezzato dalle tinche, e fragola in pratica, che noi consigliamo appunto in aggiunta alla fondo big. Anche la fondo big è una pastura molto dolce. È disponibile in 2 colorazioni, quella gialla e quella rossa. Noi, insidiando le tinche, abbiamo preferito quella rossa. Lo strawberry, la confezione è da 2,50, quindi ne utilizzeremo circa 100 grammi. Prima di bagnare bisogna miscelare tutto in modo da distribuire lo strawberry in tutto il composto. Aggiungiamo dell'acqua. Questa operazione va fatta con molta parsimonia, nel senso l'acqua va aggiunta poco alla volta, va miscelato il composto, perché aggiungere troppa rischieremo di rendere il composto troppo o poco bagnato. Ecco, per capire se il composto è al punto giusto, è stato bagnato in modo perfetto, basta esercitare una bella pressione nel palmo della mano. Oggi, in questa sessione di pesca, testeremo in anteprima assoluta le nuove Concept. Le Concept è una serie già a catalogo,
riuscitissima serie, molto apprezzata. I nostri progettisti, in particolare Stefano Di Può, è riuscito a migliorare questo attrezzo veramente ottimo. Il fusto è rimasto uguale a quello della precedente versione, è stata impreziosita con degli anelli in Pacific Bay che hanno il ponte in titanio e l'anello in cromo duro. Questa innovazione tecnologica rende l'attrezzo molto più stabile in fase di lancio, quindi molto più preciso. Il diametro degli anelli è leggermente superiore a quello della vecchia versione e quindi permette anche l'utilizzo di monofili e di shock reader nell'ordine 0.30 e 0.35. Quello che potete osservare è il prototipo appunto della nuova versione, che sarà disponibile a breve. Infatti non ci sono ancora le serigrafie e quindi è un attrezzo che deve essere ancora completato. Noi lo stiamo già testando già da un po' di tempo e realmente lo troviamo qualcosa veramente di eccezionale, anche se non era facile migliorare la vecchia serie della Concept. Utilizzeremo appunto i chompers di Nisa che caricheremo con bigattini e un po' di pastura. Quindi effettueremo questa sessione di pesca in piedi, anche perché sarà una pesca a vista. Con la limpidezza dell'acqua riusciremo anche a vedere il pesce quando arriveranno nei pressi del nostro pasturatore. Per posizionare la canna basterà un poggia canne, che è la parte posteriore, e davanti abbiamo utilizzato un picchetto con un rod rest a V. I chompers sono disponibili in più dimensioni, dalla large allo small. Questo ci consentirà durante la pescata di variare la quantità di bigattini che noi daremo. Il telo è provvisto di picchetti per il fissaggio al terreno. Oggi lo utilizzeremo, non avendo il panchetto, per eventualmente per sederci su questa comoda sponda. Ecco qua. Partiamo con un finale sottile dello 0.12 di circa un metro, poi eventualmente in base alla risposta dei pesci abbasseremo o aumenteremo la lunghezza. Inizialmente caricheremo il pasturatore solo con i bigattini. Il bello di questo pasturatore è che ha la doppia apertura sia sul fondo che dall'alto. In questa situazione il lancio non è dei più semplici, lo dobbiamo fare laterale. Le montature che possiamo utilizzare per il floating sono due, una scorrevole, quella che stiamo utilizzando adesso, oppure bloccata, che poi vi faremo vedere. Le abboccate dei pesci possiamo osservarle sia guardando il pasturatore, che quando c'è il pesce appunto che abbocca sparirà in modo molto veloce dalla superficie, oppure guardando il monofilo dalla punta, e vedremo quando appunto il pesce prenderà l'esca in bocca il filo che si tende verso l'esterno. In quel caso dobbiamo già essere pronti a ferrare, soprattutto se insidiamo i cavedani, che sono molto sospettosi e molto difficili da ingannare. Ecco la prima partenza della giornata. Abbiamo visto scomparire il chompers. Adesso siamo al recupero di quello che dovrebbe essere un cavedano, un bel cavedano. Naturalmente cerca, quando arriva sotto sponda, cercano sempre il riparo tra i rami. Veramente un bel cavedano. Guardate che bello, non potevamo che iniziare meglio. E ha dei colori stupendi. Guardate che signor cavedano. Il cavedano è già pronto per essere rilasciato.
lo facciamo ritornare in questo splendido specchio d'acqua, eccolo qua. Ecco la partenza, un altro pesce, floating feeder, divertimento assicurato. Guadagniamo sempre la sponda bassa in modo da poterlo combattere, soprattutto quando lo portiamo sotto costa. Abbiamo effettuato 2-3 lanci a vuoto, abbiamo pasturato in pratica la zona a circa 20 metri da riva e abbiamo avuto 2 partenze contemporanee. Dalle testate che imprime alle nuove concept che rispondono egregiamente a questi pesci. Eccolo, vediamo, anche questo è un bel cavedano. Dai colori veramente stupendi. Ed ecco qui un altro cavedano che non ha saputo resistere al nostro inganno, sta pescando con un amo della serie 229 del 18, molto piccolo, che non abbandona mai la presa comunque. Eccolo qui, leggermente più piccolo di quello del primo, però stupendo anche questo, guardate che colori. Una trota in diretta, l'abbiamo vista girare sotto la nostra postazione, abbiamo avvicinato il chompers e anche lei non ha saputo resistere all'inganno di 2 bigattini tra la scia di altri bigattini che uscivano dal chompers. Guardate che partenza, ha delle accelerazioni incredibili. Adesso speriamo di poterla farla vedere, però adesso sta praticamente accelerando verso il largo, speriamo che prima o poi si fermi. Vedete il chompers, questa è sicuramente una tecnica idonea in superficie a tutti i pesci come trote, cavedani soprattutto, ma anche scaldole e trote come in questo caso. Questa è una bellissima trota, a convincerla ad arrivare a riva, a guadino. Per il momento non ha nessuna intenzione, ha delle ripartenze veramente potenti. Qui tra l'altro i pesci, avendo quest'acqua cristallina, trasparente, hanno una forza veramente incredibile e quindi in fase di cattura sprigionano. Eccola qui, guardate che bellissima trota di Lea. Purtroppo questo pesce ha dei denti che fa paura, dopo vi faremo vedere se riusciamo a guadinarla. Riusciamo. Eccola qui a guadino. Una bellissima trota di Lea. È rimasto conficcato nella parte esterna, vi vuole mordere il dito. Adesso la liberiamo, con un po' di pazienza la liberiamo. L'amo sta veramente in punta e quindi la trota non è riuscita a prendere il filo e siamo riusciti a recuperarla. Guarda che bella! Ha un becco quasi da salmone. Poco resistenza a questo punto di vista rispetto ai cavedani e altri pesci. Anche in questo caso conviene sempre ossigenarla dentro il guadino, non lasciarla mai andare. È solo quando siamo sicuri che il pesce ha trovato le forze e si è ben ossigenato, lo lasciamo andare. Eccolo qua che sta andando via.
una scodata e ritorna nel suo ambiente. Una delle varianti che vi proponiamo per le floating feeder è quella della pesca in calata, quindi far andare giù piano piano il pasturatore lentamente e quindi intercettare i pesci durante la discesa. O come nel caso di questa sessione in cui abbiamo dei pesci sotto sponda, far arrivare il pasturatore senza spaventarli, come potremo vedere poi nelle immagini subacquee, in cui vediamo appunto che il pasturatore arriva vicino ai pesci e non li disturba. Come facciamo? Introducendo semplicemente dei pallini, in questo caso spaccati, all'interno del pasturatore. Proviamo innanzitutto, dobbiamo avere una discesa molto lenta verso il fondo. Proviamo inizialmente con 3 pallini, quindi saranno grosso modo 3 grammi. Andiamo a verificare in acqua se il chompers affonda. Ancora rimane leggermente a galla, anche se magari con il peso dei bigattini potrebbe affondare, conviene però aggiungere un altro piombo. In questo modo, con 4 grammi, questo che il chompers è un po' più grande, la misura large, affonderà. Aggiungiamo, possiamo tranquillamente lasciare all'interno i piombi e riempire il pasturatore con i bigattini. Adesso vi facciamo vedere la zona in acqua, come il pasturatore scende lentamente verso il fondo. Ecco, lo lasciamo andare. Naturalmente fa poco rumore in acqua e lentamente si dirige verso il fondo. Vediamo che ci sono dei pesci già che stanno aspettando il pasturatore. Il pasturatore arriva sul fondo e i pesci rimangono in zona. In pratica non vengono spaventati dall'arrivo o dal tonfo che avrebbe procurato qualsiasi altro pasturatore. Finalmente siamo riusciti a prendere anche una tinca proprio sotto i piedi. Naturalmente non ci avviciniamo perché il branco è proprio qua sotto e cercheremo di recuperarla da lontano. Siamo riusciti a insidiarla lasciando andare il chomper sul fondo lentamente, mettendo 4 pallini da 1 grammo, quindi 4 grammi. Eccola qui, una bellissima tinca combattiva. Veramente bella. Questa è una bella tinca. Floating anche alle tinche, basta una piccola variante ed eccola qua. È una tinca di una bella taglia, tra l'altro. Il floating, guarda che bella, le tinche della Valdaso. In questo caso, avendo il pesce proprio sotto i piedi, conviene che il rilascio lo facciamo dall'altra parte dell'isola, così non creiamo spavento tra i pesci che abbiamo sotto e possiamo catturarne qualcun altro. Guarda che bella, adesso la lasciamo andare nel suo ambiente. Eccola qua. Cari amici, in pratica abbiamo una palla di tinche e in mezzo qualche street bass che stanno mangiando la pastura sul fondo, quindi stiamo pescando proprio a pochi metri dalla sponda. È un'altra partenza, veramente divertente questa tecnica del floating feeder con la pesca in calata. Un'altra bellissima tinca.
E il bello è che nonostante stiamo in combattimento con questa tinca, sul fondo ci sono altri pesci che stanno ancora pascolando. Eccola qui. Guardate che bella questa. Insomma, hanno dei colori veramente stupendi. Labbra rosse, occhi rossi e delle tonalità del verde sul dorso veramente stupende. Dal verde al giallo oro. Partenza, l'ennesima partenza. Ormai abbiamo ammucchiato un branco di tinche qua sotto e le partenze sono ripetute. È veramente divertente questo. Alterniamo. Ecco una bellissima tinca, guardate. Anche questa è bella. Guardate la canna, in questo caso le nuove conciole, come la seconda. La ripartenza del pesce, che adesso è finalmente in domo e sta arrivando a guadino. Eccolo qua. Un bel pesce, lo dobbiamo per forza forzare perché punta i rami del sottoriva. Riusciamo a vedere la sagoma, potrebbe essere anche una carpa, eh? E infatti è una bellissima carpa. Infatti sembrava strano come comportamento, le ticche hanno una partenza veramente poderosa, però dopo un po' vengono a galla. Questa cerchiamo di fargli prendere un po' d'aria. Eccola qua, sicuramente l'ottima qualità dell'acqua, la trasparenza dell'acqua contribuisce a queste livee. Bene, ci mancava l'appello, è arrivata anche questa. Guardate che colori, questa cattivissima carpa. Io direi, tanto il pesce veramente ce ne abbiamo tanto qua sotto, l'abbiamo preso tanto, ci siamo divertiti, ci sposteremo per l'angolo tecnico per descrivervi tutta l'attrezzatura necessaria per le montature presso il negozio Peter Pan di Mauro Cottorti. Nel frattempo vi lasciamo con alcune catture effettuate qualche giorno fa sempre qui nella Val d'Aso. Allora via.
Guarda che bella, questa sì che è una big trota. Colori stupendi di questo splendido cavedano, guardate. Guardate la poltiglia di bigattini, quanti ne ha mangiati. Un cavedano veramente può anche mangiare un etto di bigattini, anche più. Questa è una bella scardolona, oltre ai cavedani. Questa è veramente una signora scardola bellissima. Ciao Claudia, ciao Mauro, faccio i complimenti, gli auguri, in bocca al lupo a Mauro perché si è ripreso da poco da un importante intervento, quindi siamo felici di vederti qui. Ti chiediamo la possibilità di usufruire un po' del tuo negozio per mostrare delle tecniche, il floating feather che abbiamo provato oggi in pesca, tra l'altro con ottimi risultati. Sono appunto due le montature che utilizziamo per il floating, una è quella scorrevole, il classico run and rig, che adesso vi facciamo vedere in pratica come realizzarlo, e un altro ancora più semplice, realizzato con due stopperini. Per realizzare il run and rig scorrevole, l'ideale sono le girelle con moschettone TB7005, che monteremo, immaginando che questo sia il monofilo proveniente dal mulinello, metteremo appunto sulla girella, successivamente uno stopperino, il TB4005, della misura dell'M, stopperini che si sono molto semplici da inserire sul monofilo, basterà inserire il monofilo in quest'asola e poi tirare e lo stopperino è già montato sul monofilo. Andiamo verso il basso e poi andiamo a realizzare con una sgancio rapido i nuovi TB1006, la parte in cui poi legheremo il terminale. In questo caso effettueremo una piccola brillatura di circa 10-15 cm, ruotando i due fili in senso contrario faremo questa brillatura, la chiudiamo con un nodo a 8, molto semplice da realizzare. L'importante è creare appunto questo otto. Inumidiamo sempre qualsiasi tipo di nodo per evitare che il filo si indebolisca. Tagliamo l'eccedenza e come avete potuto vedere la lenza è già pronta. Andiamo a portare la gela con moschettone dove noi andiamo a inserire il nostro chompers. Ecco qua. Questa è la lenza già pronta. In questo modo noi abbiamo la possibilità, partendo con un terminale di 50 cm, noi consigliamo il Soflex perché pescando in superficie, pescando pesci diffidenti come i cavedani, il fluorocarbo è sicuramente quello più consigliato. Il Soflex della misura dello 011-012. Per aumentare, nel caso magari notiamo che l'attività dei pesci è superiore ai 50 cm dalla superficie, basta spostare lo stopperino. A differenza di quella precedente, il running rig scorrevole, questa è una lenza stoppata, nel senso autoferrante, perché inseriremo un primo stopperino. Subito dopo andiamo a inserire la girella con moschettone dove andremo a collegare il chompers e andiamo a chiudere con un altro stopperino. Ecco qua, in questo modo il nostro chompers sarà bloccato da questi due stopperini.
A questo punto potremmo fare una semplice asola per collegare il terminale di 50 cm, oppure fare anche in questo caso la brillatura che abbiamo fatto vedere prima nella montatura runner righi. Anche in questo caso possiamo variare la lunghezza del terminale senza cambiare il terminale, ma andando a spostare i stopperini lungo la lenza. Sposteremo i due stopperini e possiamo tranquillamente passare magari da 50 cm a un metro e mezzo. Oggi, come avete potuto vedere nel video, abbiamo utilizzato una variante. Il pesce, abbiamo utilizzato il chompers inserendo all'interno dei piombi. Questa variante si rende necessaria quando ci troviamo di fronte magari a fondali abbastanza importanti, superiori ai 5 metri, e vogliamo sfruttare la calata del la lenta calata del pasturatore verso il fondale. Per farlo affondare il chompers bastano circa 3 grammi, quindi basta inserire 3 piombetti da 1 grammo all'interno, quindi arrivare a 4 grammi, e già questo pasturatore tende a affondare molto lentamente. Si affonda anche con 3 grammi e mezzo, quindi la scelta del peso che andiamo a inserire all'interno dipende dalla velocità che noi vogliamo utilizzare, sfruttare quindi durante la calata. Bene, per questa avventura a floating è tutto, noi vi salutiamo e vi rimandiamo al prossimo appuntamento di Tubettini Feeder.